Ecco, notiamo Ortelli, Bartali, Ricci, Magni, Coppi, Bobé, Couture, Kubler. I corridori conversano cordialmente tra loro, ma di certo in ciascuno non esiste che un pensiero, un'aspirazione, arrivare primo al traguardo, l'agognato traguardo che consacrerà il nuovo vincitore del Giro d'Italia. Permesso. Vediamo ora allinearsi in prima fila tra Coppi e Bobé. Buongiorno. Uno strano corridore mai visto. Ha la barba e porta il numero 100. Collega. C'è Bobé. Ah, Bobé. Attenzione! È stato dato il via! Il gruppo si lancia compatto, iniziando così l'appassionante contesa. Professore, ma perché resta lì? Sono partito tu. Beh, vedi. Ma nessuno mi ha detto niente? Ma vada, vada, professore, vada, prego, vada. Su. Con quattro pedalate rivisi. Sì, sì, vada, vada. Sembra bello quello che ha fatto, disturbare così una manifestazione sportiva e porre in imbarazzo un corridore, Ma che cosa credevi che non mi fosse lavato la faccia questa mattina? Che è successo? Un asciugamano, subito. Oh, guardo lì. Presto, dammi un asciugamano. Ha capito? E mi prometta un'altra volta di non ricadere più in una simile scorrettezza. Ah sì, credevo di fare un piacere. Guardi, glielo rendo subito, Così. Avanti. Vittorio De Sica's greatest triumph and most famous film, The Bicycle Thief. This is the film found on every 10 best list for a quarter of a century, having... Mancano 10 secondi! Padre nostro che sei nei cieli, santificato. Alzatevi, deficienti, rammolliti! Il geometra Belli, che assomigliava stranamente ad un'orata, si perse nella nebbia. Fu venduto a trance in un supermarket rionale. Ah, aiuto!